Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Video così spontaneo in base all'esperienza di ieri, visitando varie persone. Un paziente affetto da disfunzione erettile da tantissimi anni, guardando i suoi vecchi accertamenti e terapie, ho trovato una prescrizione di ioimbina da parte di un andrologo, ma ormai 20 anni fa, quando stavano affacciandosi nel mercato i farmaci inibitori delle 5 fosfodiesterasi, sildenafil, tadalafil e poi quant'altro. Per cui così ho avuto un flash di questa molecola che effettivamente ha un utilizzo in Italia. Ne è vietata la prescrizione, la vendita e l'utilizzo, questa molecola che effettivamente ha un'azione, è un alcaloide indolico, un'azione di blocco, è un antagonista dei recettori alfa 2 adrenergici. Questo cosa provoca in termini molto semplici? Una maggior biodisponibilità di catecolamine, quindi queste molecole che possono aumentare il nostro metabolismo, avere anche un'azione eccitatoria, stimolatoria. Tant'è vero che in alcuni pazienti può dare un effetto collaterale, effetti collaterali da eccessiva presenza di catecolamine, tachicardia, disturbi del sonno, iperecitabilità, addirittura a dosaggi alti è una droga psichedelica. E nello stesso tempo un'azione lipolitica e va, diciamo così, a inibire enzimi inibitori, il prodotto finale che aumenta la lipolisi, cioè il rilascio di acidi grassi dai trigliceridi che sono stoccati negli adipociti, quindi una liberazione degli acidi grassi che poi verranno chiaramente utilizzati a scopo energetico, per cui essenzialmente a livello, diciamo, sportivo, essenzialmente è una molecola eccitatoria e lipolitica, anche se la lipolisi sembra essere poi ridotta dopo 2 o 3 settimane di utilizzo per una forma di tachifilassi, di adeguamento dell'organismo alla sua presenza. Ricordiamoci sempre che, qualora non vivessimo in Italia, quindi ne ho permesso l'utilizzo, di non superare più o meno i 0,2 mg per chilo corporeo. Io che sono fra gli 80 e i 90 kg, per semplificare, dovrei usare dai 16 ai 18 mg, sempre assunta a digiuno, perché altrimenti l'alimentazione, favorendo lo stoccaggio, diciamo così, degli acidi grassi negli adipociti, e verrebbe a contrastare l'azione lipolitica, quindi a digiuno, essenzialmente a digiuno, e magari facendola seguire da un'attività di tipo aerobico, ma insieme agli alimenti e anche agli aminoacidi, perché contrasteremo la sua azione, sarebbe quindi una inutile assunzione. Quindi, lato, diciamo così, sportivo, fitness, è una molecola eccitatoria e lipolitica. Lato andrologico non si utilizza, presumo, ormai più, sicuramente non in Italia perché ne è vietata addirittura la prescrizione e la vendita e l'utilizzo, e a livello andrologico ne giustifichiamo il vecchio utilizzo per questa sua azione vasodilatatoria, cioè bloccando i recettori alfa 2 adrenergici, comunque perifericamente crea una vasodilatazione. Noi sappiamo che il pene è in uno stato di flaccidità per la presenza di un'attività adrenergica che vasocostringe, no, le arterie, queste piccole arterie, che poi sotto invece azione del sistema parasimpatico, che inibisce il sistema simpatico catecolaminico, crea quel rilassamento della muscolatura liscia delle arteriole, c'è un afflusso di sangue nei corpi cavernosi, in quelle lacune dei corpi cavernosi, e si ha quindi la vasodilatazione e l'erezione. Quindi noi siamo sempre sotto un tono adrenergico. Ecco che se utilizziamo una molecola che blocca i recettori alfa 2 adrenergici, questa chiusura dei corpi cavernosi verrà meno e sarà quindi sicuramente favorita e facilitata l'erezione. Ecco il motivo per cui veniva utilizzato in andrologia. A livello sportivo, probabilmente chi lo utilizza, oltre che alle qualità che abbiamo detto prima, probabilmente dichiarerà anche un aumento del pumping, di quella sensazione di afflusso di sangue nei muscoli, per i motivi che stiamo dicendo. Quindi molecola di cui non posso assolutamente proporre l'utilizzo, anche perché ha effetti collaterali importanti, per cui comunque non è sicuramente tra le mie preferite a quello che è il livello di conoscenza. E dovessimo utilizzarla, perché abitiamo in paesi dove è consentita, ricordiamoci il dosaggio, che non deve superare 0,2 mg per chilo, l'assunzione a digiuno, ed essenzialmente le sue azioni principali le abbiamo dette: eccitatoria, lipolitica e favorisce l'erezione per la sua vasodilatazione a livello dei corpi cavernosi. Un tempo era chiamata l'afrodisiaco dei sultani, probabilmente perché ha anche un'azione centrale che, non essendo io neurobiologo, non conosco, che potrebbe magari migliorare anche la libido e quello che è il desiderio sessuale. Bene, con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.